E a che cosa assisteremo? Vediamo un po'. È passato circa un giorno, quasi 2 giorni. E noi siamo qua con 2 binocoli a vedere cosa. Non si sa. Tenente Price, meeting in corso. Mezzo di Ok. trasporto nemico in arrivo nell'area di visione. Imran Zakaev. Tieni premuto per usare il fucile di precisione. Ok, Imran Zakaev è quello là che abbiamo visto là sotto. Piazzati al fucile Barrett, il vento si fa forte. Compensa oppure aspetta che si calmi se non è troppo tardi. A te la scelta. Ok, quali sono i Ricorda comandi? quanto ti ho insegnato. Tieni presente la variazione di umidità e la velocità del vento lungo la traiettoria. Vista la distanza, dovrai anche considerare la forza di Coriolis. Sì, va bene, devo considerare pure a tua mamma quando mi porta il caffè la mattina. Quali sono i comandi? Ok, credo di vederlo. Attendi il mio segnale. I comandi avanti e indietro. Bersaglio Oh. acquisito. Identità confermata, è Imran Zakaev. Non lo vedo. Fermo così, osserva la bandiera per conoscere la direzione e la velocità del vento. Ok, la bandiera va verso questo lato, quindi dovrei. Da dove salta fuori quello? Abbi pazienza, attendi una visuale adatta. Ok. Non è che tipo ora ci sparo. No, va bene, perfetto, se n'è andato. Ma sì, vabbè, ora con la bandiera io mi devo mettere. Come cazzo dovrei prendere la mira io? Allora, Imran Zakaev. Loro mai più, spara! Bersaglio ancora indietro, Ma continua a sparare. vaffanculo. Dai, non è morto. Sua madre. Ed è scappato ora. Ed è scappato. Guarda tu un pochettino il cazzo di proiettile. Zakaev è fuggito incolume. Evviva. Però ho ucciso forse quello dell'elicottero. Ok, l'elicottero se n'è andato. Qua c'è Imran Zakaev. La bandiera si sposta verso destra, quindi. Ok, poi a un certo punto si sposta pure verso avanti, cioè dritto, quindi alla fine il vento mi potrebbe pure andare a favore. Ora la bandiera è ferma, quindi vento Loro non mai più, ce spara! n'è. Bersaglio Oh! abbattuto, credo abbia perso un braccio. Bel lavoro, tenente, l'abbiamo preso. Sì, ma c'è l'elicottero ora. Merda, arrivano. Elimina quell'elicottero, io cercherò di guadagnare tempo. Bel colpo, Perfetto. tenente, ora andiamo, verranno a cercarci. Ok. Usciamo dall'hotel, esce da È ora di sto muoversi! cazzo di minchia, però lo vorrei un fucile così. Allora, Dovremmo prendere andiamocene. una scorciatoia, seguimi! Perfetto, prendiamo una scorciatoia. Però prima di tutto cerchiamo di scendere da questo hotel, visto che ci massacrano con gli elicotteri. Scendiamo, vediamo un pochettino dove possiamo andare. Penso che comunque questa qua sia una nuova Tenente Price, missione. seguimi! Delta 2-4, Quindi, qui ma Alfa vabbè, ormai 6, la la facciamo nostra copertura è tutta in saltata! un unico Ripeto, la episodio. nostra Sì. copertura è saltata! Ci dirigiamo verso il punto di estrazione 4! Oh, cazzo. Alfa 6, Big Bird in arrivo, tempo stimato 20 minuti. Si ha tempo attuale, Come? abbiamo poco carburante, passa e chiudo. 20 minuti? Allora. No. Perfetto, perfetto. Non è niente perfetto. Ok, questo qua è perfetto, è Lasciali perdere, morto. altrimenti rimarremo indietro. Andiamo al punto di Sti estrazione. cazzi. Ecco, la macchina, che palle però la macchina. Ok, questo è morto. Non sotto troppo difficili. Dove cazzo è andato il capitano? Capitano. Allora. Capitano, dove cazzo dobbiamo andare? Apro una porta, faccia qualcosa. Muori, pezzo di merda, dove cazzo ci Bersaglio sta? neutralizzato. Ok. Però, ora, noi Lasciali poi. perdere, altrimenti rimarremo indietro. Andiamo al punto di estrazione. Mi ha detto qui.
Corriamo. Andiamo al punto di estrazione. Corriamo. Andremo passando per quell'appartamento. Perfetto. Andiamo di qua. Voleva che mi muovessi io. Ok. Dillo prima. E faccio tutte cose io. Penso che qua no, non dobbiamo salire. Dobbiamo passare di qua, suppongo. No. Dove cazzo dobbiamo passare? Ricarichiamo il fucile, perché non si sa mai. Ricarichiamo pure l'USP. Andiamo di qua. Andiamo, di là niente. Di qua. Ma che sti cani. Sti cani sono proprio la feccia. Non è che ora arriva per di qua. Muori cane di merda. Lo sapevo, stronzo. Andiamo per di qua, vediamo un po' chi c'è. Non c'è nessuno. Ottimo così. Aspetta. Vabbè, io aspetto. Aspetto, piazza una claymore alla porta qui di fronte. Dov'è? Dove? Non prende le claymore. Non prende le claymore. Ma, ah beh, io sono scemo. Sono completamente... Vabbè, io premevo il tasto di sopra, invece era il tasto a destra. Altri alle spalle. Dove? Ah, eccoli. Ora sono spuntati. Perché sembra che lui abbia il fucile più forte? Ecco perché poi ci... Elicottero, elicottero in arrivo! Elimina quel bastardo! Bryce, spara all'elicottero! Lo abbatteremo insieme! Ok, abbattuto. Sogni d'oro, bastardo. Sì, ma non... ci sta arrivando con... ci sta arrivando con... Ecco. Dove? Oh mio Dio, sono morto? No. Ok. Dannazione, non riesco a muovermi. Sei in testa di cazzo. Mi dispiace, ma dovrai portarmi in spalla. Ti pareva. Se finiamo nei guai, dovrai trovarmi un buon posto da dove io possa coprirti. Va bene. Il punto di estrazione è a sud-ovest. Se faremo in fretta, arriveremo in tempo. Oh, cazzo. In arrivo. Trova un posto da cui possa coprirti e mettimi giù. Ecco, da qua riesci a coprirmi o no? Inizi l'avvicinamento da ovest. Come da ovest pure? Non ce ne sono da ovest. Che cazzo di... Ma questo è ovest? Grazie. Grazie mille. Possiamo andare? Andiamo. Ogni volta l'animazione che io gli prendo la mano, che me lo devo portare dietro. Va bene. Checkpoint raggiunto. Andiamo per di qua, vediamo un pochettino chi c'è. Non c'è nessuno. Non è che qua sopra c'è qualcuno, qua che c'è chi. No, ma io potrei fare una cosa più bella. Però non mi posso accovacciare, penso. No. Infatti. Ah no, checkpoint raggiunto. Perché loro non mi hanno visto. Cazzo, come. È come se non mi hanno visto. Ma. Allora, scusi capitano, però. Altri nemici, avvicinamento da sud. Ok. Abbattuto. Perfetto, allora lo posso riprendere. Qua, questa qua è una missione dove io mi panico troppo. Ancora. Ah, ma questi qua sono tutti. Oh mio Dio, io sono scemo troppo totale. Io pensavo fosse... Va bene, niente, cazzata. Proprio ho fatto una cazzata assurda. Quindi la soluzione è questa. Allora, ci mettiamo qua belli con calma e li facciamo fuori a uno. Così. No, non ne ho beccato manco mezzo. Perfetto così. Questa cosa è sempre positiva. Nel frattempo facciamo granate. Mamma mia, ci dico qua. L'elicottero che ci spara. Ma sì, perfetto. Che dire. Proprio quello che volevo io dall'inizio del gioco. Un elicottero che mi sparasse di sopra. Ok. Questo è morto. Quello si trascina e non muore ancora. Muori, devi morire male. Perché? Perché esiste uno come questo? Ma vuoi morire? Basta. Eccolo, guarda che bellino quello là. Guardalo che bellino. Io non posso muovermi, non posso fare niente. Mi sbaglio pure tasto per mettere giù il capitano. Chiesa, di Dio. Muori. Ok, quello là è morto. Di qua, chi altro c'è? Guardalo, muori.
Mori pure tu. Movimenti a nord-est. Grazie, me ne sono accorto. Non c'era bisogno che me lo diceva lei. Però non lo vedo. Ok, quindi la sono tutti qua. Questo, mamma mia, santo Dio, muori per favore. Posso andare nella casa senza che mi scassiate i coglioni? Grazie. Me ne sono infinitamente... Dai, ma capitano, ma porco Giuda, ma c'è un nemico qua. Perché non lo fa fuori? Perché? Ma gli fa schifo. Gli fa schifo. Grazie. È ora di andare. È ora di andare. Ma vaffanculo, capitano, dai. Io l'avevo appoggiata proprio per, posata proprio per uccidere a quello. Ma vaffanculo, dobbiamo passare di qua, penso proprio di sì. Perché altre strade non ne vedo. Vabbè, nel frattempo fanno casino. Sì, sì. Sarai meglio a mettermi giù e per lustrare le stanze. Io coprirò le stanze. Dai, però. Cane di merda. Cane di merda, muori. Cane rabbioso del cazzo. Guarda com'è bello tranquillo. Bello seduto. Bello tutto che si diverte. E muori. Pezzo di stronzo. Guardalo qua. Cane di merda. Vi odio. Cani del cazzo. Direi che l'area è sicura. Meglio forse muoversi. Forse però. Forse non è detto che è sicura. Grandissimo capitano. Siamo quasi. Punto di attrazione sì. Dall'altra parte dell'edificio. Questa è tutta un'area scoperta. Speriamo di riuscirci. Di qua. Ok, sì, è di qua. Speriamo, speriamo. Oh mio Dio. Come? Vabbè, vale la pena che faccio tutto il giro largo se posso passare di qua. Però bellina come piscina. Oh mio Dio. Non ci hanno visto. Non ci hanno visto. E io potrei fare una... Vai, attenzione. Meno uno. Vai. Andiamo. Andiamo che ci siamo quasi. Qua ci dovrebbe essere il punto di estrazione. Ma dov'è l'elicottero? Alfa 6, qui Big Bird. Attendiamo il segnale, passo. Noi ci siamo. Il nostro elicottero ci attende a distanza di sicurezza. Lasciami dietro la ruota panoramica in un posto dove possa coprirti. Controlla la bussola per trovare la posizione migliore. Sì, ti sto portando più a nord, testa di cazzo. Qua, ecco. Ti ho appoggiato. Divertiti. Prendi le altre claymore che ho. È ora di usarle. Il nemico sta per arrivare. Trovami una buona posizione da cecchino. Ma dove cazzo le dovrei piantare? Darò il segnale all'elicottero tra 30 secondi. Buono così. Allora, piazziamo una claymore qua. Un'altra qua. Qua. Un'altra qua. Una qua, tanto perché ci sta un'altra pure qua. E ho finito le claymore. Trova una buona posizione per parare e stettiti. No, allora, ok, perfetto, ce le ho le munizioni. Ma lì dov'è? Ok, eccolo qua. È una buona posizione. Ma io direi che qua va più che bene. Bene, ho attivato il segnale. Buona fortuna. Alfa 6, abbiamo rilevato la vostra posizione. Resistete, passo e chiudo. È bello, resistete pure. 8600 e passa metri. Bersagli in vista. Lasciali avvicinare. Ok, va bene. Vediamo un pochettino come si sviluppa la situazione con le claymore. Aspetta a ingaggiare. Comunque ragazzi, questo episodio penso che verrà un po' lungo. Giusto un po'. Ok. E sono partiti. Allora, di qua non ne vedo nessuno. Bersaglio ha battuto. Non ce ne sono. No, manco. Li sta facendo tutti lui. Va bene. Che dire. Complimenti. Sotto è morto. Quello non è morto. Questo qua lo uccido io. Ok. Ok, quello è morto. Quello è... Oh, doppia. Ma sono cani quelli là. Sti cani hanno rotto i coglioni.
Oh, quello là che ci fa con l'RPG. Aspetta, io ora me ne sono accorto. Uno è con l'RPG, perché? Va bene, allora. Che cazzo di sotto ha fatto quello? Va bene. 6.000 metri, quello là. L'elicottero. Cioè, ancora così poco. Quanto cavolo ci impiega un elicottero? Vabbè, no. Sta arrivando. Dunque, l'RPG sta a ti fermo, eh. Ok, quello è morto. Là sotto ce n'è qualcun altro? No. Elicotteri nemici in arrivo! Pure gli elicotteri. Dov'è? No dai, l'elicottero nemico. No, non muore. Perché è giusto pure. È giusto che... Oh mio Dio, bellissimo. Bellissimo, quello là si voleva calare e invece è morto male. Di là non ne vedo nessuno. Là sotto sono tutti presso a poco che muoiono. Ok, tu manco ti cali, perché ti uccide all'istante. Rinforzi negati. Ah, pure un trofeo guadagnato. E muori, tu pensi di salvarti? No, non accadrà mai questa cosa. Big Bird, siamo invece... in seria difficoltà. Dove siete? Infatti, io ho 31 munizioni, oh mio Dio. Non devo sprecarli minimamente, però non li becco. Bersaglio neutralizzato. Ma le claymore che ho piazzato vicino alle macchine, che fine hanno fatto? Ok, quello è morto. Bella smirata proprio di quelle là colossali. Ok. Le claymore, io qua avevo piazzato delle claymore, sono esplose tutte. Ci se ne sono macinate. Oh mio Dio, rilanciamola. Dov'è? Guardalo, guardalo come è piazzato qua bellino, tutto carino. È morto. Questo qua muore, questo qua può morire. Meno uno. Morto. Non è morto, va bene. Ok. Oh, ne abbiamo uno qua davanti pure. Dove cazzo vai? Pensi che non ti abbia visto? Vabbè sì, però dai. Le smirate. 2000 chilometri quello. Tu con l'RPG devi stare calmo. Non lo prendo minimamente. Bersaglio neutralizzato. Munizioni scarse. Buona a sapersi. Cazzo. Santo Dio. Muori. Devi morire male. Abbattuto. Vabbè, io non ho più munizioni però, capitano. Capitano, io... con dopo questo colpo e quest'altro colpo non serve più a un cazzo. Perfetto. Ok, però li prendo pure con la pistolina, quindi alla fine quelli che sono più vicini li prendo. Oh, eccolo qua. Ci voleva tanto che arrivasse il cobra. Oh, quello che cazzo è. Sto merda di elicottero. Guardalo là. Ok, è morto. Ok. Sì, stiamo arrivando. Però guarda là che abbiamo accanto pure un nemico. E non è che tipo scendono per... Ah, ok, sono scesi per salvarci un pochettino il culetto. PVT Hoyot, sergente Adams e sergente quello che cazzarola è. Voi non salite? Restate là fuori? No, ok, salgono... Ah, ma io avevo pure il C4, quindi potevo pure utilizzare. Ma sono sempre più un genio io. E io vi lancio queste, eh. Eccole qua, tutte per voi. Chi è qua? Prendetele. Vi lancio pure un paio di stordenti, perché tanto non ce ne facciamo niente. Basta, ormai è andato tutto. Daredevil. Da quando? Non lo so dove l'ho piazzata, quindi non la voglio attivare. Perché non voglio rischiare di morire alla fine della missione. Ma va bene. E penso che è finita qua. Sì, infatti, finisce qua la missione dove utilizziamo il tenente Price. Vediamo un po' quello che dicono. Tempo di arrivo degli elicotteri, mezz'ora, capitano Price. Tardi. Allora saremo già morti e sepolti. Ogni pazzo ultranazionalista al servizio di Isaac AF verrà da noi per riavere alla sede. O quel che ne è rimasto. Bene, piazziamo le cariche lungo la linea di fase Alfa, sulla collina più a sud. E altre lungo la linea di fase Bravo. Li rallentiamo fino in cima e difendiamo la posizione al punto di estrazione nei campi intorno alla fattoria. Ci sono domande?
Ok, in azione. Oggi, 8 ore dopo la morte di Hal Assad. Eccoci qua ragazzi, questa qua è la nuova missione, suppongo, dove siamo di nuovo con SOP, visto che abbiamo cambiato squadra. Missione Calore, giorno 4, ore 9.40, Azerbaijan. Che dire ragazzi, aspetto che arrivi l'inquadratura, ok. Possiamo stoppare qui la missione. Che dire, è finita abbastanza bene, anche se sono morto troppe volte, mamma mia, quella missione, in certi punti erano veramente difficoltosi. Comunque, che dire, il video termina qui, vi ricordo a tutti di lasciare un like e di iscrivervi al canale, scrivetemi nei commenti se questa serie vi sta piacendo e se vi gusta. In descrizione troverete tutti i nostri canali e social, un saluto da Angelo e ad un prossimo video.